alza l'acqua da là in fondo, da qui, ce la sparo addosso. Se voi guardate la Spagna su Google Maps, potete notare quell'angolino bianco a sud-est di Granada. Se zoomiamo lo vediamo meglio, aspetta. Questa zona qua è detta la zona delle serre di Almeria. C'è un ragazzo che si chiama Guido che me ne ha parlato e queste sono tutte serre per chilometri e chilometri e chilometri. Praticamente è il più grande agglomerato di serre al mondo e da lì la Spagna esporta in tutta l'Europa. Ma sarebbe interessante sapere come si è arrivati a una realtà del genere. Ma questo è pazzesco! Simo, guarda, lo sapevo che questo tema qui ti sarebbe piaciuto un sacco. Albi, hai trovato un bel buco nero laggiù in Spagna. Senti, ora quasi quasi ci faccio un salto a gennaio nel 2023. Potrà sembrare strano, ma la questione ci ha incuriosito a tal punto che abbiamo deciso di prendere un aereo, incontrarci all'aeroporto di Malaga, noleggiare un'auto e andare a vedere queste serre di persona. Forse non ci avete mai fatto caso, ma gran parte della frutta e della verdura che troviamo sugli scaffali dei nostri supermercati e ortofrutta proviene dalla Spagna. Pomodori, cetrioli, peperoni e via dicendo. Tutti alimenti che, di norma, verrebbero colti in primavera o estate. Come mai allora li troviamo in ogni momento dell'anno? Spesso tendiamo a dimenticare che dietro a frutta e verdura c'è un lungo processo di lavorazione che richiede semine, raccolte, macchine agricole, fertilizzanti, sistemi di irrigazione e imballaggi. Servono campagne pubblicitarie e studi che valutino l'impatto ambientale, la sicurezza energetica e la massimizzazione dei profitti. Ci riferiamo, in estrema sintesi, all'agribusiness, cioè il settore dell'agroalimentare che vale letteralmente miliardi e miliardi di dollari a livello mondiale. Del resto, tutti dobbiamo mangiare e meno il cibo costa, più lo compreremo senza farci troppe domande. Ed è proprio questo il principio alla base del Mar de Plástico, il mare di plastica di Almeria. Qui le serre ricoprono più di 45.000 ettari di terreno e la maggior parte delle strutture sorge nei pressi dei comuni di El Ejido, che non a caso viene chiamato la Serra d'Europa, Berja, San Isidro de Níjar e Roquetas de Mar. Come potete vedere, buona parte della frutta e della verdura... che facciamo? Verdura! Buona parte della frutta e della verdura che troviamo in questo supermercato la troviamo anche nei supermercati in Italia, perché... La maggior parte, ora non so esattamente i dati precisi, ve li diremo nel video, la maggior parte di ortaggi e anche della frutta che troviamo nei supermercati italiani viene coltivata nelle serre di El Ejido. Questo enorme sistema di serre è considerato l'orto d'Europa e va ad integrarsi con altre due grandi zone di coltivazione in Spagna, che sono Huelva per il mercato delle fragole e Valencia per quello degli agrumi. Da solo il mare di plastica produce circa 3 milioni e mezzo di tonnellate di cibo all'anno, di cui due terzi vengono esportati in ogni parte del vecchio continente. Le serre di Almeria forniscono tra il 40 e il 50% di tutta la frutta e la verdura commercializzata all'interno dell'Unione Europea. Parliamo principalmente di pomodori, cetrioli e peperoni, ma anche di zucchine, fagiolini, olive, fragole, arance, mandarini e limoni. Tutti i beni alimentari acquistati principalmente da Germania, Francia e Regno Unito e in minor parte da Paesi Bassi, Svezia, Italia e Polonia. In Italia, ad esempio, potremmo trovare questi prodotti in supermercati come Aldi o Lidl. Si tratta di un sistema di produzione agricola e di una catena di fornitura davvero impressionante, sia dal punto di vista economico che tecnico. Prima di parlarvene, però, bisogna capire quando e per quale motivo le serre abbiano iniziato a divorare la provincia di Almeria. Ci troviamo nel sud dell'Andalusia, terra in passato soggetta alla dominazione araba, stretta tra il mare di Alboran, l'ultimo tratto del Mediterraneo, e il massiccio della Sierra Nevada. Questo è un territorio arido, aspro, dove le precipitazioni sono una rarità. L'acqua scarseggia e il vento sferza con vigore le coste. Che posto di merda! Ah, ma stavi riprendendo?
Di per sé, quindi, la provincia di Almeria non si presta ad alcuna attività agricola. In effetti, gran parte della popolazione locale viveva in Alpujarra, una regione decisamente più fertile, sita a sud della Sierra Nevada. Sin dai primi anni 50, il dittatore Francisco Franco decise di colonizzare anche le aree in prossimità del mare, in maniera tale da renderle produttive. Per realizzare il piano, l'Istituto Nazionale di Colonizzazione avviò nel 1953 una campagna di trivellazioni che permise lo sfruttamento delle falde acquifere del campo de Dalias, l'area oggi destinata alle serre. A partire dagli anni 60, il governo spagnolo allocò case e appezzamenti di terra a credito agevolato alla popolazione giovane che cominciò a trasferirsi a El Ejido, il polo pioniere del settore agricolo almeriense. Data l'impossibilità di programmare la coltivazione di frutta e verdura con un suolo secco e colpito dalla furia del vento, i contadini recintarono i lotti di terreno, vi aggiunsero sabbia e pacciame e costruirono strutture in legno o metallo coperte da teli di polietilene. Questi erano già stati testati al posto del vetro in Catalogna e nelle isole Canarie. Il principio è semplice. La plastica trasparente intensifica il calore all'interno delle serre ma ne mantiene alti i livelli di umidità. Tale condizione permette non solo di coltivare dove e quando sembra impossibile, ma anche di cogliere un mese prima rispetto alle altre regioni e dunque aumentare la produzione totale. Nel corso dei decenni, gli invernaderos, così ci si riferisce alle serre in lingua spagnola, si moltiplicarono a ritmo esponenziale fino a occupare l'intero campo de Dalias. Il sistema agroindustriale delle serre non riguarda unicamente la coltivazione, ma anche tutti i servizi ausiliari ad esso annessi, quindi la produzione di teli in plastica, il riciclo dei rifiuti, la commercializzazione dei prodotti, i trasporti e il mantenimento dei sistemi di irrigazione. Ad oggi circa 200 aziende agricole si occupano di gestire l'intero mar de plastico, dove dispiegano un'impressionante forza lavoro di più di 100.000 persone. Questo miracolo economico però nasconde più di qualche scheletro nell'armadio e si fonda su un assunto molto semplice. Meno la manodopera costa, più il guadagno aumenta. Due terzi di coloro che sono impiegati nelle serre sono immigrati, che provengono principalmente da Nord Africa e Africa subsahariana. Nella sola El Ejido risiedono più di 25.000 migranti registrati, cioè un terzo della popolazione dell'intera città. Le stime, tuttavia, sono poco precise. Questo accade perché la maggior parte dei lavoratori è sprovvista di documenti e lavora in condizioni precarie, senza assicurazioni né garanzie di alcun tipo. Si tratta di migranti irregolari che una volta sbarcati o riallocati in Spagna vengono cooptati come braccianti agricoli. Sprovvisti di cittadinanza, del resto, non hanno altra scelta. Lavorare e guadagnare o tornare indietro. Come riporta il Guardian, disperse tra le serre, ad oggi esistono più di 90 chabolas, cioè baraccopoli, ciascuna in grado di ospitare centinaia o migliaia di individui. Questi insediamenti destano la preoccupazione delle autorità locali, non di certo per motivi umanitari, ma per questioni di decoro pubblico. Circa un mese fa, la polizia di San Isidro de Níjar ha sgomberato la baraccopoli di Walili, dove vivevano circa 450 persone che ora non sanno più dove altro andare. Le condizioni all'interno delle serre non sono affatto migliori. Le giornate lavorative possono arrivare a durare anche 12 ore, con pause di soli 30 minuti sotto il sole cocente. La temperatura, condizionata anche dal clima interno delle serre, tocca i 50 gradi centigradi e per tutto questo la paga è davvero misera. 5 euro all'ora. Nel 2012, sempre il Guardian aveva già fatto luce sugli abusi subiti dai migranti considerati irregolari. Nel 2018, un documentario realizzato dal programma televisivo tedesco Kassensturz per l'emittente SRF ha confermato che i braccianti agricoli impegnati nelle serre non posseggono contratti fissi, né dunque una copertura sanitaria. Alloggiano in baracche, senza acqua ed elettricità e prive di servizi igienici, guadagnano circa 4 euro all'ora e sono esposti agli effetti negativi di fertilizzanti e pesticidi. Nel 2019 il 23enne ghaniano impiegato nelle serre di San Isidro, Maruf Osman, intervistato da Al Jazeera, ha riferito: "Nemmeno nel mio paese ho vissuto in condizioni simili". Su questo canale ci siamo già occupati di caporalato in Italia e quindi per noi questi meccanismi non rappresentano certo una novità. Però volevamo andare più a fondo. Prima di arrivare a El Ejido, in fase di progettazione di questo reportage, abbiamo provato a contattare associazioni locali, lavoratori o professori universitari, in modo da raccogliere le opinioni di chi vive le serre giorno dopo giorno. Sfortunatamente, però, non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Silenzio mas total. Forse per paura, forse per disinteresse. E quindi ci siamo detti che nessuno vuole davvero parlare del mar di plastica.
Tuttavia, quando ogni speranza sembrava sfumata, siamo riusciti a entrare in contatto all'ultimo con la Resistencia, associazione culturale, politica e sociale di Almeria. Certo, non serve specificare l'orientamento politico della stessa, ma che da 4 anni si occupa, tra le altre cose, della situazione di sfruttamento legata alle serre. E così abbiamo incontrato Paco e Fernando, due attivisti che conoscono bene ciò che ruota attorno al Mar de Plástico e che ci hanno gentilmente concesso un'intervista. Non capendo un H di spagnolo, per l'interpretazione e la traduzione ci siamo rivolti a Giacomo in videochiamata con noi. Sapevamo già a cosa saremmo andati incontro, ma certe dichiarazioni non hanno potuto fare altro che colpirci. Il tema è per la propria condizione alla ora di lavorare, è decir, lavorare bajo plástico, quando llega il verano è lavorare bajo 60 gradi di temperatura. Sono condizioni di un lavoro molto duro, molte ore al giorno. Le persone di Almeria non vogliono lavorare lì. Quindi, gli immigranti maggioritariamente in questa zona trabajan en la agricultura. Problemas que hay, porque se dice mucho, dice, bueno, se paga poco, pero a la gente que es sin papeles. No, en realidad, el principal problema es que por sistema no se cumple el convenio colectivo, ¿no? Las condiciones o los sueldos mínimos que hay que pagar por ley. La situación con los sin papeles es muchísimo peor. Este domingo mismo hablábamos con un hombre que trabaja en lo invernadero y trabaja 5 euros la hora. Hay zonas en Almería, rotondas, cruces de carretera, donde se ponen los inmigrantes y pasan con furgonetas para recogerlos para trabajar ese día. In tutto ciò, la polizia non può fare alcunché. Deve essere lo Stato centrale ad emettere mandati per ispezionare serre e aziende agricole. A dirla tutta, sono le stesse associazioni di agricoltori a giustificare questo sistema. Però la realtà è che hay muy pocos, creo que menos de 10 inspectores para toda la provincia de Almería. Entre otras cosas, también hablan de que a veces las asociaciones de agricultores excusan esas situaciones porque dicen que para poder ser competitivos necesitan reducir los costes laborales. Y claro, reducen por el coste, por el de la persona con menos derechos, ¿no? Uh-huh. Y se hace la vista gorda, un poco, o sea, se mira para otro lado, pues para permitir pues, que la producción pueda salir. A quanto pare, nella stessa provincia di Almeria, il Mar de Plástico è praticamente assente sia nel dibattito pubblico, sia a livello di comunicazione mediatica. C'è un motivo ben preciso, se gli spagnoli del posto non ne fanno parola né protestano contro lo sfruttamento dei migranti. Le persone che abitano nella zona di Almeria e tutto alrededor, come vedono la situazione delle serras e di questa esplotazione? Se si sa qualcosa fuori di questo, fuori di questa economia, i media parlano di questa situazione o la obscuran un poco? ¿Qué pasa? Si hablamos en la zona de Almería, en la provincia de Almería, hay, diríamos, un pacto de silencio con las condiciones de trabajo en la agricultura, porque la agricultura intensiva, la agricultura en los invernaderos, es el principal motor económico de esta zona. Uh-huh. En los medios de comunicación de Almería, por ejemplo, no sale nada, nunca, ni de condiciones de trabajo de explotación, ni de trabajo de personas indocumentadas, ni de la situación de vida de las personas que viven en chabolas de plástico. Y cuando pues, personas de organizaciones sociales o sindicales denunciamos esa situación, lo que nos dicen es que somos anti-almerienses, ¿no? Porque vamos en contra del interés de Almería. In altre parole, non vi è alcuna volontà di trovare una soluzione. Criticare il sistema delle serre significherebbe gettare fango sul principale motore economico della zona. Eppure c'è un altro motivo se le condizioni dei lavoratori immigrati vengono taciute e addirittura accettate dalla popolazione locale. Soprattutto nella zona agricola, sempre gana i partiti di destra. Ultimamente tiene un peso molto importante il partito Vox, che è di estrema derecha, ¿no? Son sitios en los que ganan, pero ganan por 60% de los votos, o sea, muy importante. Entonces, claro, en ese... toda la provincia de... No, en la zona más agrícola. En la zona más agrícola. Más agrícola. Zona de El Ejido, Almería capital,
Sí, roquetas, ligas. Eso va unido a un discurso racista. Claro. Entonces, cuando el racismo, ¿qué es lo que hace? Piensa que hay otras personas que no merecen tener los mismos derechos que tú. Entonces, eso viene a justificar el que se pueda ver con buenos ojos, por lo menos no ver mal. Uh-huh. Claro, pero es por ese concepto racista de los inmigrantes, pues no merecen, primero, como que no tienen derecho a estar aquí, y están aquí, pues les damos trabajo, que lo que le paguemos tiene que estar bien. Okay. Si se les explotamos, son inferiores a nosotros. O sea, ese discurso esiste. In effetti, nel corso degli ultimi decenni sono stati riportati centinaia di episodi di razzismo nei confronti dei lavoratori nordafricani della regione. Il caso più eclatante è sicuramente quello verificatosi a El Ejido tra il 5 e il 7 febbraio del 2000. In seguito all'omicidio di 3 spagnoli commesso da 2 marocchini, la popolazione locale insorse contro i braccianti immigrati, circa 11.000, costringendo addirittura l'esercito a scendere in strada per sedare la sommossa. Come ci confermano Paco e Fernando, nessuna protesta successiva ha mai raggiunto una simile portata, benché ONG e associazioni locali come la Resistencia continuino a manifestare e fare pressione sulle autorità. La Unione Europea ha dicho algo sobre eso? Nada, l'Unione Europea está dentro del... Pero del hay veces que se llevan informe al Parlamento Europeo, por ejemplo, a principios de diciembre. Varias organizaciones de Andalucía, de Almería y de Huelva, que en Huelva con la fresa hay una situación igual, parecida con el tema de las chabolas y la explotación laboral y todo eso, y fueron varias organizaciones al Parlamento Europeo, allí pues a presentar un informe, buenas palabras, que sí, que le prepare un informe escrito para que ellos puedan hacer algo, pero al final a nivel europeo tampoco... No, a nivel europeo estamos las mismas, defienden los intereses de quien tienen. Y que tengamos hoteles ahí, gente, porque no estamos hablando de esto, pero no hablamos de la explotación, por ejemplo, que sufre la gente trabajando en los hoteles, en las mujeres que limpian las habitaciones, que le pagan más o menos eso. Alle ferite sociali già profonde e inaccettabili se ne sommano altre non meno incisive, quelle ambientali. Secondo il quotidiano El País, il mar del plastico genera ogni anno più di 30.000 tonnellate di rifiuti plastici, tra teli, imballaggi, materiale agricolo di vario genere e liquami sversati in mare. Nel 2014 uno studio condotto da chimici e biologi spagnoli ha suggerito che non solo le falde acquifere, ma anche il suolo circostante agli ettari coperti dalle serre siano contaminati da cadmio, rame e piombo. Qual è l'effetto di questi invernaderos, come sono tanto in un'area tan larga de Andalucía en el medio ambiente? ¿Cómo cambió el medio ambiente desde que fueron construidos? Y si hay grupos ambientalistas que luchan contra estos invernaderos, porque son muchísimos. Bueno, hay principalmente dos problemas importantes relacionados con el medio ambiente. El tema del agua, que no hay agua, y los acuíferos de Almería siempre están por debajo de lo mínimo. Y luego el tema de los plásticos. Todo esto pues genera toneladas y toneladas de plástico que no se gestionan bien y pues está todo. Si os dais una vuelta por cualquier zona de invernadero, hay montañas de plástico en los lados de los invernaderos, por los lados de la carretera, es una cosa terrible. O sea, que es una porquería de producto. O sea, son unos tomates muy llamativos, son unos pimientos súper no sé qué, pero eso... Cuando lo plantas tú en tu huerto no te salen así, porque es que eso no es así, no es natural, ¿no? Por no decir el manipuleo que decía Fernando, que llevan las multinacionales con la venta de semillas, que es otro super negocio que hay aquí, y demás, pues para sacar unos productos super guay, tal, o sea que... Entonces, ¿la calidad de este fruto es muy mala o no buena en general? No. Son unas verduras muy estéticas, okay. Ah. Pero poco... con poco sabor, poco porque agradable. Okay. Son las semillas, eso, son semillas modificadas genéticamente y además son semillas estériles, ¿no? Guidando nel dedalo delle serre, tra le occhiatacce dei passanti, ci siamo imbattuti in cisterne per la raccolta di acqua, discariche, aziende agricole, montagne di letame e cassette per la frutta, rifiuti organici, teli di plastica incagliati negli arbusti o portati via dal vento sferzante. Abbiamo osservato da vicino le culture all'interno delle serre,
lo spreco di cibo e quelle che sembrano vere e proprie vie di una città fantasma fatta di polietilene. I pomodori sono coperti, ma anche noi siamo coperti con NordVPN. Ebbene sì, anche dalla Spagna, in questo mare di plastica, NordVPN continua a supportarci. Questo stesso reportage non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di NordVPN, che è il migliore strumento per navigare online in tutta sicurezza e che ringraziamo per aver sostenuto il progetto. Con Threat Protection, NordVPN dispone di un avanzato sistema di crittografia che non solo protegge i vostri dati e la vostra privacy, ma impedisce anche che le vostre attività sul web vengano tracciate. Hell yeah! Per via della sua politica no log, neanche NordVPN potrà tenere conto di ciò che fate, lasciandovi totale libertà. In quanto rete virtuale privata, poi, NordVPN vi permette di aggirare le limitazioni dovute al vostro indirizzo IP. Come vedete, anche da Almeria, qui nell'aspro sud dell'Andalusia, posso localizzare la mia posizione in Italia o in qualsiasi altra parte del mondo per avere accesso a contenuti altrimenti di difficile reperibilità. Certo, sceglierei un posto un po' più confortevole di questo per rilassarmi davanti a una serie TV, ma avete afferrato il concetto. Un eco mostro. Trovate in descrizione il link per scaricare NordVPN, cliccatelo e potrete godere di uno sconto a tempo limitato targato Nova Alexio. E qualora il servizio non dovesse soddisfarvi, otterrete un rimborso completo. Stiamo cercando il drone di Simone, che io lo sapevo che sarebbe caduto perché c'è troppo vento, ma lui non ha voluto ascoltarmi. Però ne approfitto per farvi vedere l'interno di ogni struttura. Sarebbe impossibile muoversi all'interno di questo labirinto senza un navigatore, e non basta quel numero 45.000 ettari per rendersi davvero conto della grandezza dell'intero sistema. Nel settembre 2019, la giornalista Stéphanie Mandard scrisse un articolo per Le Monde, dal titolo piuttosto eloquente. In Andalusia, immergiti nell'inferno delle serre biologiche di pomodoro. L'autrice denunciava non solo gli sprechi, ma anche lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali per mandare avanti il business delle serre in un ecosistema già non favorevole. Per i produttori iberici, però, si trattava di una pesante mistificazione della realtà. Secondo recenti studi, le aziende agricole si starebbero convertendo all'agricoltura biologica e a tecniche più sostenibili. L'annoso problema della scarsità d'acqua e del relativo spreco non sussisterebbe più. Infatti, la quasi totalità delle strutture utilizza sistemi di irrigazione automatica. In più, la creazione di un impianto di desalinizzazione dell'acqua e l'Ejido, datata 2015, permetterebbe di non depauperare ancora le falde sotterranee e di fornire comunque l'acqua necessaria a sostenere la produzione di circa 8.000 ettari di serre. Esisterebbero poi sistemi di ventilazione interni per diminuire la temperatura dei tendaggi e la diffusione della coltura acquaponica starebbe man mano rimpiazzando quella a terra, rendendo il lavoro più meccanizzato e meno faticoso. Riguardo ai rifiuti, infine, le municipalità della provincia di Almeria si sono impegnate nel 2020 a riciclare tutte le scorie plastiche, compresi i contenitori di pesticidi e fertilizzanti, teli e coperture. Che queste innovazioni possano effettivamente rappresentare un passo avanti dal punto di vista ambientale e della qualità dei prodotti coltivati, non lo mettiamo in dubbio. Tuttavia, fatichiamo a capire come un sistema che si regge sullo sfruttamento e sul silenzio possa essere considerato sostenibile. Purtroppo non possiamo sapere che cosa accada all'interno delle serre giorno dopo giorno e l'aura di segretezza dietro cui si celano i proprietari ci fa dubitare sulla trasparenza di alcune attività. Ad esempio, nel corso del 2021, la Guardia Civile ha condotto retate a più riprese nel Mar de Plastico e ha sequestrato circa 630.000 piante di marijuana. Ora, 400.000 di queste erano canapa legale, utilizzata per trattamenti medici o vendibile sul mercato. Il dato è comunque importante perché o i coltivatori non riescono a ottenere l'autorizzazione per coltivare cannabis, che deve essere concessa dallo Stato spagnolo, oppure le mafie locali giocano proprio sul fatto di nascondersi letteralmente sotto il polietilene. Lo spazio, del resto, c'è come. Esaminandola da un punto rialzato, l'area coperta da teli bianchi sembra estendersi anche al di là del mare, sconfinata com'è. Il riflesso è talmente forte da fare male agli occhi. Ma c'è un motivo se il mar de plastico è così bianco. Ora, probabilmente non riuscirete a sentire il brivido del vento che fa 60 km orari, però quello che c'è qui in fondo è tutto il mare di plastica con i teli bianchi delle serre e siccome sono così bianchi riflettono terribilmente il sole al punto tale che è impossibile vedere addirittura quello che c'è all'orizzonte proprio per via del forte riflesso ed è un qualcosa di, secondo me, agghiacciante e anche disturbante. Ora, vedete la superficie alle mie spalle? Vi starete chiedendo perché questi teli sono tutti bianchi. Il motivo è l'effetto albedo.
parlando da profani, l'effetto albedo è quell'effetto per cui più una superficie è bianca, più riflette la luce solare. In termini spiccioli, la rimanda indietro. Lo scopo dei teli di plastica, infatti, è proprio quello di mantenere un clima costante all'interno delle serre, per evitare che frutta e verdure al loro interno vengano bruciate dai raggi solari. L'area dove sorgono le strutture coperte da teli bianchi è talmente ampia che tra l'83 e il 2006 la sua riflettività è aumentata del 10%. Ma non finisce qui, perché questo candore comporta anche un rilevante effetto secondario. L'effetto albedo sarebbe incisivo a tal punto da ridurre ogni 10 anni la temperatura locale di 0,3 gradi Celsius. In pratica, l'intero campo de Dalias si starebbe raffreddando, in controtendenza rispetto a quello che accadrà nel resto dell'Andalusia, che sarà sempre più calda. Si tratta tuttavia di un vantaggio davvero esiguo se lo si paragona a ciò che si cela dietro questo sistema di aziende agricole, cioè le condizioni pessime di persone che come tali meriterebbero un trattamento dignitoso, non paghe da fame, ciabolas e odio razzista. Perché sono le persone, in fondo, il vero motore dell'orto d'Europa. Ora, indignarsi di fronte all'immobilità della politica è davvero semplice. Quel che dobbiamo chiederci però è se saremmo disposti a rinunciare all'enorme produttività del mare di plastica, nonché alla sua capacità di soddisfare il nostro vorace bisogno di cibo a poco prezzo. Certo, frutta e verdura sono alla base di un'alimentazione bilanciata e al momento il costo di qualsiasi prodotto negli scaffali del supermercato non è esattamente conveniente, come poteva esserlo qualche anno fa. Non siamo qui a fare i moralisti, né tantomeno gli ipocriti, perché anche noi facciamo la spesa e cerchiamo di risparmiare. Come per tutto quel che ci circonda, però, sarebbe bene che anche al supermercato ci facessimo qualche domanda. Perché possiamo mangiare un pomodoro o una zucchina in inverno? Perché costano di meno rispetto ai prodotti che ci venderebbe un contadino al mercato? Chi li ha raccolti? E dove? Ricordate, il cibo non è infinito, anzi, in futuro ne avremo sempre di meno, e ne sentiremo sempre di più il bisogno. Il mar de plastico è una dimostrazione dell'ingegno umano, della sua capacità di adattamento, nonché della sua abilità di trarre guadagno da un territorio e trasformarlo nel propulsore dell'economia di un'intera nazione. E per quanto vivere in una città come Lejido possa sembrarci deprimente, si tratta del nostro personale punto di vista. Qui si conclude il nostro viaggio alla scoperta di uno dei luoghi più strani che avessimo mai visitato. In un luogo a cui certo non si pensa immediatamente quando pensiamo alla Spagna. L'unica opera umana chiaramente visibile dallo spazio. Uno scenario desolante, azzarderei a dire post-apocalittico, che tuttavia non ha ancora esaurito il suo potenziale produttivo. Un non luogo dove persone come noi vivono e lavorano in condizioni talvolta pessime per garantire all'Europa la sua quota annuale di frutta e verdura. Tutto questo è il mar de plastica. Traduttore.